Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci tornati, terzo episodio della nostra serie. Spoiler, perché tanto alla fine, l'avevate capito, parliamoci chiaro, l'avevate capito sì, che alla fine assemblavamo un PC con raffreddente a liquido custom, con cavi slivati, con un sacco di bella roba dentro questo case stupendo. Non poteva essere un PC normale. Ormai si era capito, però adesso ci teniamo a farvi vedere che cosa andremo a fare prossimamente. Iniziamo in realtà qualcosa già oggi. Volevamo mostrarvi i componenti che andremo ad utilizzare per la parte tecnica sul raffreddente a liquido, così io già ho finito come posso andare. Cedo la parola a voi. Grazie, ma lasciano tutto il lavoro da fare. Posso, non hai detto tutto, non hai detto niente. Benissimo, ragazzi. Praticamente oggi, in questo nostro terzo episodio, cominciamo un po' ad addentrarci un po' di più in questa nostra serie, no? Quindi andiamo a vedere finalmente di concreto, andiamo a vedere i componenti che andiamo a mettere all'interno. Allora, visto che questo case qui che vi abbiamo fatto vedere nel nostro primo episodio, monta schede madre Mini TX, andremo a montare una Mini TX. Io le faccio vedere bene. Vabbè. Oh, bravissimo. Andremo a montare una Mini TX MSI, la 0170 i Gaming Pro, questa qui. Su cui andremo a installare il. Aspetta. Tanto prima che te lo chiedo loro, te lo chiedo io. Okay. Perché me ne metto la 0170 e non la 0270? Allora, sì, è giusta, la domanda legittima. Abbiamo optato per una 0170 perché, visto che le 0270 Mini ITX ancora non ci sono pervenute, ancora non abbiamo disponibili in negozio, avendo questa disponibile per questioni di tempistica, quindi per fare una cosa più rapida, abbiamo optato per questa, tanto abbiamo notato che comunque le differenze tra i due chipset poi alla fine non vanno a incidere poi così tanto sulla prestazione. Quindi siccome questo è un PC prettamente poi alla fine espositivo che noi utilizzeremo per fiere, mostre e quant'altro, non ci serve una potenza così spettacolare, però non vogliamo essere insomma da meno, e quindi abbiamo optato per una 0170, però andremo a montare il 7700K. Questo lo abbiamo scelto perché, visto che è un nuovo processore e può montare naturalmente sulla 0170, lo andremo poi ad overclockare, andremo a fare qualche test, visto che il PC sarà raffreddato a liquido in maniera artigianale con il waterblock. Ok? Quindi poi andremo ad applicare, visto che ormai stiamo in fase diciamo di spoiler, andremo ad applicare un SSD naturalmente su cui installeremo il sistema operativo, lo vedete così perché lo abbiamo wrappato, è un SSD dell'OCZ. Ma questo ci servirà solamente per mettere sistema operativo e programmi bench, e poi ci andremo a mettere un kit di RAM, le HyperX Savage, queste qui della Kingston, la linea HyperX alla francese, Savage come si dice, con una frequenza di 3000 MHz. Per alimentare il tutto poi utilizzeremo questo alimentatore che voi avete già visto, appunto i cavi, che è un EDG dell'Antec, questo qui è il 550. Ci siamo tenuti non bassi, però comunque giusti, visto che questo sistema in toto, considerando che ci andremo a mettere anche una 1070 all'interno, consumerà più o meno intorno ai 400 watt sotto sforzo. Ci siamo tenuti un po' larghi anche per il discorso che vogliamo farci l'overclock, e per stare insomma più comodi era inutile andarci a mettere un alimentatore da un wattaggio troppo elevato. Quindi questo qui, come vi ho detto, la 1070 poi che andremo a montare sempre MSI, la linea Gaming X. E poi ci manca da farvi vedere con che cosa raffredderemo il tutto. Quindi abbiamo qui questa bella scatola che ci contiene all'interno appunto il nostro radiatore da 240 mm, perché questo case, che adesso l'avete già visto, adesso ve lo rimetto sotto appunto le luci, sotto la cam, può montare un radiatore nella parte frontale da 240 mm. Bene, adesso io vorrei far vedere. E dai, oh. Bene, il nostro radiatore qui, come andiamo a vedere, è molto slim. Abbiamo optato per questo qui perché è una linea molto sottile che possiamo andare a mettere nella parte frontale, e poi ci andremo ad applicare due ventole a LED. Tra ovviamente. L'altro, giusto tributo all'EK, perché come sapete questo case è prodotto per Razer da Antec in collaborazione con EK. Esatto. Tre signori brand. Sulla parte water cooling nulla da dire, è veramente ottima. Infatti ci facciamo l'accoppiata con, sempre dell'EK, la pompa con il serbatoio.
E abbiamo, cioè, ce la siamo proprio scelta questa. Questa siamo andati a spulciarcela perché volevamo mettere una cosa molto figa all'interno. E come la vedete qui, il prodotto penso che ne valga veramente. Vi copro qui per farvi vedere il contrasto con appunto il logo e il K all'interno. La pompa con in e out, insomma, questa la andremo a applicare all'interno, molto piccola perché tanto alla fine dobbiamo raffreddare soltanto la CPU e la pompa che è situata qui sotto, che comunque è una signor pompa, quindi comunque andrà, farà il suo lavoro alla perfezione secondo noi. Guardate quanto è bella. Quindi, detto ciò, poi avremo anche qualche altro accessorio che andremo a mettere per dire, abbiamo voluto anche Le scegliere, cosiddette sì, delle frociatine piccole estreme ti cose, sì, a me piacciono? piacciono molto. Un piccolo termometro che ci dirà la temperatura dell'acqua, LED naturalmente a sfondo verde, poi lo vedrete No, acceso. pensavo che era a fondo così tipo LCD a Ah, mamma mia, che portata. brutto! E la cosa bella è che sfrutta il sensore su un tappo. Quindi questo tappo andrà avvitato poi a uno del radiatore, appunto ai tappi del radiatore che vedete qui. Metteremo uno sdoppiatore su cui andremo a mettere un tappo che ci rileverà rileva la temperatura. Quindi queste qua sono le piccole frociatine che poi ci andremo a mettere. Non vi facciamo vedere neon o strisce a LED o quant'altro perché quelle poi ce lo scegliamo in base a come ci troviamo mentre lo montiamo. Quindi andremo a valutare più tardi. Molto bene. Sicuramente preparati perché su questi diciamo, accessori ci arriveranno un sacco di domande, tipo perché la vaschetta con la pompa integrata, roba, cioè, Vabbè, quello è noi abbastanza è anche scontato, dai. carino per farvi vedere, abbiamo anche notato che non ci sono moltissimi video su YouTube che parlano di raffreddamenti a liquido, diciamo, artigianali. Artigianale cosa vuol dire? Che Stefano, praticamente, in base al case che abbiamo scelto, si andrà a fare i tubi in modo autonomo, si è scelto pompa, vaschetta, radiatore e quant'altro per far sì che il sistema sia più bello e Efficiente funzionale e possibile. efficiente Ma possibile. gli possiamo fare un piccolo spoiler su quali tubi utilizzeremo? Sì, guarda, Bene, allora, spoiler. ragazzi Tanto miei, ormai tanto è ormai stata questa è la tutto puntata spoilerata, spoiler, tutta quindi la ve spoiler. la andiamo a spoilerare. Bene, allora, utilizzeremo dei tubi che adesso io vi vado ad aprire. Allora, questi qui sono dei tubi per chi non li conoscesse, ma sicuramente voi fanatici appunto del mondo del modding o dei PC. Sono dei tubi in acrilico. Come vedete qui, anzi ve li faccio vedere da questo lato, sono tubi rigidi, quindi non si piegano così, non sono quelli in gomma classici che è molto facile poi fare le giunture, no? Questi li andremo poi a piegare con il phon ad aria calda, andremo a fare tutte le curve che come ci piace farli passare, Ci quindi voglio vedere a mettere mani là dentro. Sarà complicato, ma però sarà molto divertente da fare. Quindi questa era un'altra piccola chicca che andremo ad aggiungere, il valore che andremo ad aggiungere a questo computer, quindi andremo a fare i tubi in acrilico su un raffreddamento appunto artigianale. Ste, ok, bello tutto, però o iniziamo a montare o continuiamo a guardare? Perché sono 3 puntate, o Ma guardi, io lo so che te io va. so 2 settimane che me lo guardo, sinceramente è bello Ah, sei vederlo messo a così. giocare, vai, spoiler aperto quello, ha fatto dei pezzetti, ti sei sistemato i cavetti, ho capito, mo ciccio. Va bene, Mettilo, no? hai Quando è ora ragione. di metterlo dentro, devi Bisogna metterlo metterlo dentro. bene, quindi vi accontenteremo. Quindi adesso andremo a farci un po' di spazio. Ragazzi, non è che lo finiamo oggi, naturalmente. No, Cioè, ma perché? richiede tempo e richiede molta dedizione. No, Quindi in questo sicuramente avrete caso. una puntata solo per i tubi, ragazzi, perché per farli ci vuole veramente tanto Sì, tempo. considerando anche gli errori che poi ci saranno sicuramente. Quelli li In via di taglio, bloopers, sì. no? Tu Li li tagli e poi li taglio. metti alla fine. Allora, andremo a montare il nostro 7700K. Anzi, adesso non è che andremo, andiamo a montare il nostro 7700K, visto che ci siamo. Ce lo andiamo a mettere su questa scheda. Come vedete, la scheda madre li ho già posizionato per accorciare un po' i tempi, il backplate appunto del waterblock, come vedete qui. Questo qui è un waterblock della Ibris e andremo a montarlo qui sopra. Già Ah, usato, l'avevamo già usato per sì. un'altra Sì, configurazione. vabbè, questo normalmente è un nostro PC interno, non è che dobbiamo, cioè, anche risfruttare, anche perché è un peccato, perché un waterblock comunque di questi Costa. costa, costicchia, sta comunque intorno ai 50 euro se non di più. Quindi vado ad mettere il nostro 7700K qui, il bello in posizione, mi vado a richiudere Ce l'hai il braccialetto, eh? certo che ce l'ho, il gancetto protettivo, e adesso vado a mettere la pasta termica che andremo a montare con la nostra Silver 5, eccola qua. Quindi andiamo ad applicare un po' di pasta al centro
E per noi che ormai siamo i ragazzi del dito, andiamo, ci spolveriamo il dito e lo andiamo a spalmare per bene. Ok? Non contiene olio di palma, se è questo che mi chiedete. No, perché ultimamente vedo che olio di palma è scritto ovunque. Quindi. Lo so, è una di quelle cose che usavano da 100 anni, poi si sono resi conto adesso che fa male. Sì, certo. Bene, allora, applicata la nostra pasta termica, possiamo andare ad appoggiare finalmente il nostro water block. Eccolo qui, lo andiamo a mettere. Io già ho già messo, questi qui sono, si avvitano, sono i raccordi per i tubi in acrilico. Come vedete hanno due lamelle in gomma all'interno, quindi due guarnizioni su cui poi inserendo il tubo a innesto non fa all'acqua uscire. Quindi comunque questa è Non l'innesto. fa l'acqua uscire, non fa uscire Allora, l'acqua. non fa uscire l'acqua. Come vedete, non ho studiato lingue. Bene. Poi vabbè, ovviamente questi connettori che vedete non sono uguali per tutti i raffreddamenti a liquido. Questi qui sono per l'acrilico, quindi i connettori che si usano per i tubi in acrilico non sono gli stessi dei tubi normali. Esatto. Infatti, questi qui si chiamano connettori per tubi rigidi. Ok, messo le molle e Okay. le Ricordiamo rondelle. sempre quando vedete molle come sistemi come questo, non vanno mai stretti a Ma tanto morte. queste qui non hanno neanche l'incavo per la vite, per il cacciavite, quindi comunque vanno girati per forza a mano. Quindi noi le giriamo, come vi diciamo sempre, fino a che non sentite che è bello stabile, ma tanto questo qui non potete stringere, cioè insomma non stringetelo con le pinze magari, che comunque già così sta a posto, questo non si muove da qui. Bene, fatto ciò, abbiamo montato il nostro processore sulla nostra scheda madre, possiamo andarci a mettere anche le RAM, visto che ci siamo. Guarda, vedete com'è bella già, come sta assumendo un aspetto molto pro con questo waterblock sopra, che praticamente è grosso quasi quanto la scheda madre. Ok, ci andiamo a mettere le nostre RAM, le nostre Savage, come si dice? Savage. Savage Savage. o Bene, Savage o come hai detto prima, Savage. o Savage. è Savage c'è ovunque. Bene, queste a innesto, naturalmente DDR4, 3000 MHz di frequenza. Le montiamo qui, belle belle. Mo Ecco qui. diranno, no, l'etichetta è brutta, L'etichetta è poi ce brutta, la però togliamo. serve. Poi o ce la togliamo per estetica, però ci serve comunque per un discorso di garanzia, quello, senza che lo stiamo a spiegare. Bene, togliamo qui le nostre scatoline vuote. Mazza, ma io l'hai rappato con gli avanzi dell'altra volta, quello. Sì, Gli esatto. Non è che avanzi gli dei miei iscritti. avanzi, è che ho comprato una pellicola che è grande, quindi comunque mi avanza. Bene, allora abbiamo il nostro piccolo gioiello che abbiamo qui. Adesso non ci resta che arrivare il momento. Ma come parlo oggi? Non ci resta che arrivare il momento in cui andremo a prendere il nostro bel case. Oh, questo case, il gioiello marchiato Razer Antec, questo qui è veramente bello. Allora, ce lo posizioniamo qui. Come vediamo, abbiamo lo spazio per la mini ITX qui, che adesso vado a prendere la mascherina protettiva appunto della scheda madre. Me la scarto per bene. Ecco qui. Vedi che bei led che ha questo, Questo ha i LED. Mi vado a piazzare la mascherina qui, nella parte posteriore. E quindi, ragazzi, allora qui dentro sarà un po' complicato fare quel lavoro con tutto l'acrilico. Però, comunque, alla riuscita finale, quando sarà finito, devo dire che sarà veramente uno spettacolo. Adesso, agganciata la mascherina, oh, molto bene. Posso procedere. Allora, questi chiavi intanto me li mando dietro, perché dopo questi non mi servono in questo momento, li voglio più tardi, dopo. Quindi questi li mandiamo dietro. Bene, la mia piccola scheda qui, che va a testa in giù su questo tipo di case, perché la scheda video andrà inserita qui e ha appunto il plexi sopra per farla vedere dall'alto. Noi questa ce la appoggiamo qui, quindi va a testa in giù, come si dice. Oh, questa scheda qui richiede normalmente solo 4 viti. Vedete quanto è piccola, quanto spazio c'è? Qui davanti andremo a mettere il radiatore appunto a doppia ventola, che adesso vi faccio vedere giusto la presentazione. Questo si mette così e si metterà qui. Ragazzi miei, già noi qui a studiarcelo la sera,
chiusi dentro al negozio per vedere come progettarlo. Quindi, infatti, il buon Fabio all'inizio era un po' scettico, poi dopo mano a mano che tange con mano, va a vedere, va a toccare, dice, beh, sì, effettivamente non è male come cosa. Allora, ci prendiamo le quattro vitarelle che ci consentono di avvitare la scheda madre, che in questo caso sono queste qui. Bene, adesso che abbiamo collegato per bene i nostri cavi all'interno del case, come vedete che sono belli ordinati, mi vado a montare l'SSD nella parte posteriore. Questo case, adesso che lo vado a girare, vedrete che ha la predisposizione per mettere due SSD qui o anche di qua o disco meccanico. Noi l'SSD lo monteremo in questo lato perché questo spazio qui ci servirà poi per il retro della pompa. Però questa verrà attaccata dall'altro lato, quindi comunque ci serve lo spazio per andarla a fissare poi. Quindi userò questa placca, questa staffa protettiva, che poi dà anche accesso al backplate della scheda madre se ci dovesse servire. Qui vado a avvitare il mio SSD. Quindi me lo piazzo in questo modo, con i connettori verso questo lato. Per bene così. E me lo vado ad avvitare. Abbiamo le vitarelle quelle più fine. Ed ecco qua, una volta messa la prima, siamo ok. Lo appoggio un attimo qui, così vado più veloce. Bene, avvitato il nostro disco, abbiamo l'innesto da questo lato, gli attacchi da questo lato, così almeno andremo poi a collegare il cavo SATA. Me lo vado a riagganciare. Molto facile questa placchetta per sganciarla e rimetterla. Molto pratica, devo dire. Qui abbiamo anche un comodo fan controller per alimentare tutte le ventole utilizzando appunto un'alimentazione sola. Visto che la scheda madre non ne dispone di molto sopra, questo lo andremo a collegare in un secondo momento. Bene, questo qui poi è quello per la scheda video. Per adesso li ammucchio un po' così, poi li andremo tutti a ordinare per bene i nostri cavetti. Ok, allora cominciamo a vedere la prima impronta di PC, comunque semi montato, semi serio. Lo andiamo a vedere così per bene. Da vicino, devo dire che comincia a fare il suo effetto. Cosa ne dici, buon Fabio? Io direi che, come sempre, potevi fare meglio. Ma quello si può sempre fare meglio. Cioè, no, dai, sei stato bravo. Diciamo che comunque... Devo dire che ti sei impegnato. Grazie. Stavolta. Bene. Allora, ragazzi, so che è triste dirlo, so che è triste doverlo fare, però purtroppo vi dobbiamo dire che quest'altra puntata, questa terza puntata della nostra serie, termina qui. Quindi, comunque, ci troveremo nella prossima puntata in cui andremo a... Ormai che ve l'abbiamo detto, ve lo possiamo anche anticipare un pochettino. Andremo a inserire i componenti del raffreddamento al liquido e cominciamo a studiarci un pochettino come settarcelo per bene. Ok?
Quindi continuate a seguirci e spero che vi sia piaciuto il video. Da me e il buon Fabione qui. Commentate, condividete, like a Twitch, like su Facebook, iscrizione su Twitch. Guardate, guardate, sembra che è stato studiato per bravo così per pushare. Spammate sulla pagina di CPX, scrivete pure le cazzate. Seguiteci sempre, ragazzi. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.